Buongiorno. Allora, sono le 7:30 e io sto andando a prendere bistecca. Devo passare fino al supermercato a comprare i sacchetti gelo. C'ho appuntamento con la zia alle 8:15 e poi scendiamo a prendere bistecca. Così oggi avrò che il mio bel da fare. Sono le 7:30, come vi dicevo, c'è la bellezza di 1 grado. Ho già trovato i finestrini ghiacciati, qua siamo vicini all'Antartide. E niente, come ho detto ieri nella live, che poi mi è stata non rimossa ma privatizzata, insomma non la poteva vedere nessuno. Perché la Warner Bros. Ha rivendicato il copyright. Adesso non bisogna neanche più guardare la televisione mentre si fa le live, perché anche che senti le voci in campo esterno, la Warner Bros. Reclama i diritti d'autore. E vabbè, l'ho cancellata e vaffa, non è che sto poi lì a rompermi le balle più di tanto. Io non pensavo comunque, vietato fare video e live con roba Warner Bros. Warner Bros. Magari si dice so in sottofondo o per di là, insomma. Però come vi dicevo appunto ieri, questa è la zia che mi manda i messaggi nella live, ho fatto caso che come posso dire, è pieno di bandiere qua sul tubo, no? Qualche mese prima si lavano la camicia tra di loro, poi improvvisamente diventano grandi amici. Una sorta di schifo, secondo me, fuori dal normale, di poca coerenza, di tutto, insomma. Io sono abituata che se una persona a me non piace e ci ho avuto da ridire, per me finisce lì. Non ti dico odio, rancore, queste cose esagerate, però chiudo i rapporti, tu fatti la tua vita che io mi faccio la mia. E invece vedo che parecchi personaggi di questa piattaforma girano un po' come gira il vento, no? Mesi prima sputtanano qualcuno, mesi dopo grandi amiconi. Io sinceramente fatico a capire come si possa riuscire a fare una roba del genere. Sarà che nel mio carattere non è proprio concepibile, insomma. Io già nella vita reale mi inchiappetti una volta, la seconda non te ne do più modo. Chiudo subito i ponti, non sto aspettare di prenderla in quel posto un'altra volta. E invece credo che qui sul tubo faccia tendenza, non lo so, io sarò strana, per carità, ve lo dico sempre d'altronde, però mi domando veramente come si faccia a essere così bandieruole. Io non ne sono capace, cioè a me mi perculi una volta sola, poi fine. Non ti vengo a lavare la camicia, non ti vengo a creare zizzania. Tu a casa tua, io a casa mia, e ognuno per la sua strada. E invece qua sul tubo funziona molto diversamente. Ma perché? Ma dico queste cose perché ce le ho vissute in prima persona e con me altri. E queste altre persone la vedono come me. Ma come? Fino all'altro giorno bibi babà, adesso non so, lo trovo una cosa brutta. E addirittura poi non si capisce. E cosa c'ha la zia? Ah no, adesso mia sorella, cacchio, non è che sta arrivando il nipotino. Vabbè, poi la chiamo, tanto se deve arrivare il nipotino va in pronto soccorso, io non la posso aiutare. E dicevo, non lo so, secondo me un po' di coerenza ci vorrebbe. Ognuno poi chiaramente qui sul proprio canale è libero di fare quello che vuole, l'ho già detto anche ieri nella live, io non vedo tutta questo bisogno di oh ma quello, ma quell'altro, ma su, ma io
quello che vuole, e giustamente chi ci segue è libero di seguire noi oppure altro, o me, altri, o non seguirci, insomma, si chiama libero arbitrio. Però sta cosa delle bandieruole a me è una cosa che non va proprio giù. Sarò fatto, non che vado in giro a dire, però non cioè, ci ho pensato un attimo ieri a mettere sul tavolo le cose, a dire ma dove avranno il loro tornaconto. E l'unica cosa che mi viene in mente da pensare è che molto probabilmente fanno così perché quando uno non sa più dove aggrapparsi si comporta in questa maniera qua. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vado a recuperare il mio quarto di mando e magari girerò qualcosa più tardi, non lo so, perché tanto l'orso a lavorare e quindi io mi devo arrangiare. E voilà, ciao, buona giornata.